Buongiorno a tutti, benvenuti al webinar di questa mattina. Ancora un paio di minuti a iniziare in modo tale che possano collegarsi tutti i partecipanti. Bene, direi che possiamo iniziare il webinar di questa mattina. Come potete vedere dal titolo, sarà incentrato sullo strumento, una sonda di temperatura chiamata iTherm Trust Sense, che è un sensore di temperatura con taratura automatica, e il Memograph RSG45, e andremo a vedere quelli che sono i vantaggi nell'utilizzo di questi due strumenti insieme. Prima di cominciare, vi sottopongo un breve sondaggio per capire se potete vedere il mio schermo e sentirmi in maniera adeguata. Sembra di capire che tutti riusciate a sentirmi e vedermi correttamente, quindi chiudiamo il sondaggio e cominciamo con il webinar. Solo per 2 minuti, anche meno, per presentarmi, il mio nome è Giulia Fedeli, lavoro in Endres da circa 6 anni e da poco più di 2 anni mi occupo in particolare come marketing tecnico della linea temperatura, della linea di prodotti di sistema e data manager, e sono anche a supporto per quanto riguarda i trasmettitori di pressione. Vedete qui appunto nella slide il mio riferimento mail, non vi preoccupate se non riuscite a segnarlo adesso per qualunque necessità, come nell'ultima slide troverete nuovamente tutti i miei per eventuali approfondimenti, domande o curiosità che dovessero sorgervi durante questi 20 minuti, mezz'ora di presentazione. L'agenda odierna costituisce di 3 blocchi. Il primo blocco è dedicata proprio alla misura di. Quindi andiamo a vedere quelli che sono i sensori di temperatura, proprio cuore della misura, che sono stati sviluppati negli anni da Endres Hauser. Andremo poi a vedere un pochino più nello specifico che cos'è Sense e funziona la procedura di autotaratura, e poi andremo a vedere quelli che sono i vantaggi nell'utilizzare tratti a RSG45 per avere una comprensione della procedura di taratura. Scusate un attimo, mi dite
qualcuno non vede presentazione, ma è rimasto ancora in gestione dei sondaggi. E il sondaggio è chiuso, quindi non dovrebbero esserci problemi. Vediamo se riesco a interrompere un attimo. Ok. Ditemi gentilmente se lo vedete. Ho provato a riavviarlo. A fermare un attimo la condivisione, ripartiamo. Allora, la condivisione dello schermo, provo a farla ripartire in modo tale vediamo se si resetta la situazione. Scusate. Ora ho qualche perfetto, ok. Grazie mille per la segnalazione. Purtroppo io vedevo la presentazione, quindi non potevo rendermi conto del disagio. Dovesse risuccedere, fatemelo tranquillamente nelle domande come state facendo adesso, così eventualmente facciamo ripartire la condivisione. Bene, grazie mille. Mi avete sentito, quindi l'agenda l'avete potuta sentire, ora chiaramente la potete anche vedere, quindi tre blocchi principali. Partiamo dal sensore, quindi dal cuore della misura, andiamo nello specifico a vedere come funziona TrustSense e poi andiamo a vedere quali sono i vantaggi dell'utilizzo di TrustSense, scusate, insieme al Memograph RSG 45. Bene. Andiamo a vedere, quindi, come vi dicevo, partiamo proprio dal cuore della misura. Partiamo un pochino, diciamo, indietro per poi arrivare a quello che è l'argomento principe del webinar. E ci concentriamo in particolare quest'oggi sui sensori RTD, quindi sulle Resistance Temperature Detectors. Che cosa sono? Sono termoresistenze, ovvero dei sensori che cambiano la loro resistività al variare della temperatura. In particolare ci concentriamo in questo caso su PT100, ovvero delle RTD che hanno una resistenza di 100 ohm a 0 gradi. Qual è la relazione tra resistenza e temperatura di questi dei sensori che andremo a vedere? Di tutti quelli che andremo a vedere nelle slide successive, è questa, quindi la resistenza cresce al crescere della temperatura in maniera pressoché lineare. Tutti i nostri sensori sono poi costruiti e testati secondo la normativa EN67571. Partiamo dalla prima tipologia di sensore, è la più, passatemi il termine, antica e la più classica, ed è la wire wand. Che cos'è un RTD wire wand? Un RTD wire wand è costituita da un corpo in ceramica sul quale viene avvolto un filo di platino. Questa costruzione ha dei vantaggi e degli svantaggi. Il vantaggio è quello che riesce a coprire un campo di temperatura molto alto, da meno 200 a più 600 gradi. E lo svantaggio è che occupa diciamo, parecchio spazio all'interno dell'inserto e quindi necessita di lunghezze di immersione piuttosto elevate. Se parliamo di impianti magari farmaceutici o alimentari dove il piping spesso è di diametri molto ridotti, questo potrebbe causare dei problemi nella precisione della misura. Inoltre, sempre a causa della costruzione, non è particolarmente adatto per tutti quegli impianti dove sono presenti delle vibrazioni. Dal wire wand si è passato negli anni alla costruzione di PT100 Thin Film. Le Thin Film non sono altro che dei rettangolini di ceramica sul quale la struttura in platino viene fotoimpressa, fotolitografata.
Il vantaggio è che occupano molto meno spazio all'interno del cap, quindi dell'inserto, e quindi riescono a dare una buona precisione di misura anche con ridotte lunghezze di immersione. Riescono a essere anche chiaramente prodotte in serie, e questo fa sì che possano essere abbattuti chiaramente i costi produttivi. Inoltre, rispetto alla Wear Wand, viene diminuito un pochino quello che è il campo di applicazione, ma viene aumentata notevolmente quella che è la resistenza alle vibrazioni. Partendo dalla tecnologia Thin Film, Andreas Hauser ha sviluppato dei sensori con delle particolari caratteristiche, pensando un pochino a quelle che potessero, che sono le industrie di riferimento in cui operiamo normalmente. Il primo sensore si chiama QuickSense. Che cos'è QuickSense? QuickSense è un sensore con rapidi tempi di risposta. Come potete vedere dall'immagine, rispetto al Thin Film visto in precedenza, il sensore viene ruotato di 90 gradi e viene saldato direttamente sul fondello dell'inserto. Questo porta a due vantaggi principali. Viene ottimizzato quello che è il contatto termico e quindi ho dei tempi di risposta molto rapidi. Vedete qualche dato nella tabella. E inoltre riesco ad avere delle precisioni di misura molto elevate, quindi riesco a essere molto accurato anche in dei piping con diametri molto, molto ridotti. Quindi è particolarmente indicato nell'utilizzo delle industrie chiaramente alimentari e farmaceutiche. Qui c'è una comparazione tra il tempo di risposta di un sensore Thin Film standard e un QuickSense. Su tutti i nostri bollettini tecnici, quindi su tutte le nostre informazioni tecniche, dove chiaramente questi sensori sono disponibili, vengono riportate delle tabelle con i risultati dei test, sempre secondo IEC 6751, e vengono riportati i dati dei tempi di risposta per l'utilizzo del sensore con oppure senza bozzetto. Quindi potete trovare poi dei dati un pochino più precisi sulle nostre informazioni tecniche. Un altro sensore è chiamato iTherm Strong Sense, è una PT100 Thin Film che viene inserita all'interno di uno speciale compound ceramico che fa sì che il sensore sia particolarmente resistente alle vibrazioni. Questo mi permette quindi chiaramente di allungare il tempo di vita dello strumento e avere sempre un segnale affidabile, aumentando anche così chiaramente la sicurezza di impianto. L'ultimo sensore che è stato sviluppato da Andres e che appunto è il protagonista di questo webinar è proprio il TrustSense. Che cos'è? È anche in questo caso una PT100 Thin Film che viene accoppiata ad un particolare materiale ceramico che fa da riferimento. Questo materiale ha una sua proprietà fisica intrinseca che viene chiamata temperatura di Curie. A questa particolare temperatura le sue proprietà elettromagnetiche cambiano bruscamente, cambiano e mandano un segnale elettrico ad un'elettronica che comincia il processo di comparazione della temperatura di Curie del riferimento e della temperatura misurata nello stesso istante dalla PT100 Thin Film. Quindi ho una comparazione live, passatemi il termine, di un riferimento fisico fisso e di una misura nel processo. Andiamo poi nella sezione successiva ad approfondire un pochino meglio il funzionamento. E questa è un po' una panoramica di tutti appunto i sensori che vi ho presentato fino adesso, quindi potete vedere i vari campi di temperatura e di applicabilità e anche quelli che sono chiaramente i vantaggi e gli svantaggi nell'utilizzo di uno o dell'altro sensore. Entriamo adesso, dopo questa introduzione, nel vivo del webinar, quindi andiamo a vedere che cos'è TrustSense, come funziona e quali sono le sue caratteristiche. Vi mostro adesso un breve video, dura un paio di minuti, dove viene appunto illustrato il momento. Dopodiché andiamo appunto a entrare un pochino più nel dettaglio.
Il fisico francese Pierre Curie scoprì e diede il suo nome alla temperatura di Curie, che è il punto in cui le proprietà ferromagnetiche di un materiale cambiano bruscamente. Questa brusca modifica delle proprietà può essere rilevata elettricamente. Ciò consente di determinare il momento in cui è raggiunta la temperatura di Curie. Poiché questo valore di temperatura è una costante specifica del materiale, non cambierà nel tempo rispetto al suo valore originario. iTherm TrustSense utilizza questo principio con l'integrazione di un sensore di riferimento costituito da un materiale specifico. Questo fornisce un punto fisico fisso che può essere utilizzato come riferimento per il confronto con l'effettivo sensore di temperatura PT100. Nell'esempio mostrato, la temperatura Curie, determinata con estrema precisione per ogni TrustSense prima della consegna, è esattamente di 118 gradi centigradi. Ogni volta che viene avviato un processo di raffreddamento a partire da temperature elevate, ad esempio dopo la sterilizzazione a vapore dell'impianto, il sensore PT100 viene tarato automaticamente. Una volta raggiunta la temperatura di Curie, il sensore di riferimento trasmette un segnale elettrico. In contemporanea, viene effettuata la misurazione in parallelo tramite il sensore PT100. Il confronto tra questi due valori è effettivamente un processo di taratura che rileva eventuali scostamenti di misura della PT100 e corregge il segnale d'uscita. Se lo scostamento rilevato è al di fuori dei limiti di correzione ammissibili, il dispositivo emette un messaggio di allarme o di errore che viene visualizzato anche in campo tramite LED. Ok, quindi abbiamo visto nel video come, qual è il principio di funzionamento e che avevo già accennato, avevo già anche accennato appunto prima nella presentazione del sensore stesso. Cosa cambia quindi rispetto ad una taratura tradizionale? Solo quello che è il riferimento. In una taratura tradizionale io ho un bagno d'olio, un fornetto e un termometro campione che vengono verificati in laboratorio periodicamente, invece con TrustSense il mio riferimento è direttamente integrato all'interno del sensore stesso. Il mio fornetto o bagno d'olio viene invece sostituito direttamente dal processo. La temperatura di Curie del riferimento viene verificata in laboratorio chiaramente per ciascun TrustSense prodotto. Quindi in laboratorio viene identificata quella che è l'esatta temperatura di Curie di ciascun riferimento, che chiaramente sarà sempre nell'intorno dei 118 gradi, potrà essere 118,01, 117,9, però chiaramente sempre nell'intorno dei 118 gradi. La verifica della temperatura di Curie di ciascun riferimento viene fatta poi chiaramente con dei termometri campioni che vengono verificati periodicamente all'interno di laboratori accreditati. Questo fa sì che la catena della tracciabilità venga assolutamente mantenuta. Come abbiamo detto, quindi TrustSense ogni qualvolta rileva il passaggio, il raffreddamento dalla temperatura di Curie, avvia una procedura di autotaratura. Questa procedura di autotaratura produce un rapporto di taratura che viene salvato all'interno dell'elettronica del TrustSense stesso. Il TrustSense è in grado di mantenere in memoria fino a 350 tarature automatiche. Oltre alla caratteristica, quindi oltre alla funzione di taratura in linea, TrustSense ha anche la possibilità di ha già a bordo anche il nostro pacchetto di diagnostica Arbit Technology. Magari conoscete Arbit Technology per altre nostre linee,
è nato sui misuratori di portata, adesso è anche disponibile sulle misure di livello, sulle misure di analisi, lo sarà nel breve futuro anche sulle misure di pressione, e al momento per la linea temperatura è disponibile solo su TrustSense. Qual è la differenza tra queste due funzioni? Perché sono distinte? La taratura in linea è una verifica di tipo metrologico, quindi io vado a fare un confronto tra un valore misurato dalla PT100 e un riferimento fisso, riconducibile ad uno standard internazionale. Quindi quello che ho è un rapporto di taratura. Arbit Technology invece mi permette di fare una verifica dello stato di salute del mio punto di misura. Quindi lo strumento va ad eseguire tutta una serie di routine di controllo che mi danno dei risultati pass or fail. Quindi io vado a produrre un report di verifica. Inoltre la taratura in linea è, come abbiamo visto, assolutamente automatica, quindi ogni qualvolta il processo è nelle condizioni tali per cui TrustSense possa avviare una taratura, la avvierà, mentre Arbit Technology è per ottenere il report, invece devo chiaramente avviare la routine manualmente. Dopo vedremo anche come poterlo fare. Questi sono i due documenti che mette a disposizione appunto TrustSense, quindi abbiamo detto rapporto di taratura, dove potete vedere ci sono tutta una serie di riferimenti che permettono la tracciabilità fino ad uno standard internazionale, e invece il report Arbit, dove vedete che vengono fatti dei test principalmente a livello di main board o di sensore di elettronica, dove ho un report che mi dice passato o fallito. Ok, prima di passare all'utilizzo di TrustSense insieme al nostro RSG45, vi sottopongo un altro sondaggio, sperando che poi non rimanga ancora chiaramente bloccato sulla schermata. Ed è una domanda che appunto rivolgo direttamente a voi, ed è relativa a qual è la frequenza con la quale avviene la taratura dei sensori all'interno dei vostri processi industriali. Ci sono alcune chiaramente scelte indicative, ovviamente. Aspettiamo ancora qualche secondo in modo tale che tutti abbiano la possibilità di votare. Bene. Grazie mille, chiudiamo il sondaggio, spero che nuovamente la presentazione, qualora non fosse così, segnalatemelo appunto come già fatto prima. Ok, RSG45. Lo conoscesse, Memograph RSG45 è un data manager. Cosa vuol dire? Vuol dire che è uno strumento che mi permette di collegare gli strumenti che ho in campo per la registrazione e la gestione dei dati. Qui vedete elencate alcune delle sue caratteristiche, quindi io posso collegare fino a 20 strumenti, quindi ho la possibilità di avere fino a 20 ingressi universali più degli ingressi digitali. Ho chiaramente una memoria interna più una memoria addizionale su scheda SD, e ho a disposizione tutta una serie di bus di campo per la ritrasmissione dei dati ad un
eventuale sistema di supervisione. Una caratteristica sulla quale vorrei concentrarmi, perché ci torna, diciamo, utile nel capire quali sono i vantaggi dell'utilizzo di Trustense insieme a RSC45, è il fatto che il Data Manager ha un web server integrato per la sua gestione e configurazione. Questo vuol dire che mettendolo all'interno di una rete ho necessità solo di un browser e del suo indirizzo IP per poter accedere al suo menu di configurazione, e l'altro è la capacità della gestione del segnale ART derivante dai sensori in campo. Tutti i nostri sensori, o quasi il 90, direi 95% dei sensori Andres Hauser è fornito con uscita 420, ha sempre anche a bordo il protocollo ART. Quindi bisogna, diciamo, semplicemente, passatemi il termine, scegliere di utilizzare il protocollo ART anziché l'uscita analogica. Qual è il vantaggio di utilizzare il segnale ART degli strumenti insieme all'RSC45? L'RSC45, qualora venga appunto configurato con le schede d'ingresso ART, permette di essere utilizzato come un gateway. Questo vuol dire che io, come potete vedere appunto dall'immagine, da un PC remoto, chiaramente in rete, accedendo con uno dei software di configurazione strumentale, che citando i nostri Andres possono essere DeviceCare o FieldCare, posso accedere direttamente al menu di configurazione degli strumenti in campo. Quindi l'RSG45 mi fa, diciamo, un po' da porta per andare sugli strumenti in campo. Questo chiaramente ha il grossissimo vantaggio di poter andare a fare delle parametrizzazioni di strumenti, magari in aree pericolose o in aree difficilmente accessibili, comodamente dalla sala controllo o da appunto una postazione remota. Questo è valido per tutti gli strumenti. Come viene utilizzato poi questa funzionalità in particolare da Trustense? Come abbiamo visto, appunto, l'RSG45 fungerà da gateway ART. Come abbiamo visto, all'RSG45 posso collegare fino a 20 Trustense. E come abbiamo visto nelle slide della sezione precedente, Trustense memorizza all'interno fino a 350 report di taratura. Come posso però poi andare a scaricare, quindi ad archiviare questi report di taratura? Ci sono tre modalità utilizzando l'RSG45. La prima modalità è appunto andando a sfruttare il potenziale di Gateway ART del Data Manager e utilizzando device Care, andare direttamente a collegarmi al menu di configurazione di Trustense e scaricare il certificato. Il secondo è direttamente sul registratore o tramite web server. Ogni qualvolta Trustense esegue una routine di taratura, questa routine di taratura viene salvata all'interno dell'event log del registratore, e quindi andando a richiamare l'evento posso scaricare il report di taratura. Oppure l'ultima possibilità, che è anche quella che permette un maggior grado di automazione, è quella di utilizzare il software Field Data Manager. Vediamo adesso come funzionano un pochino più nel dettaglio queste tre modalità. Abbiamo detto ART, utilizzando quindi il segnale ART e l'RSG45, qui vedete appunto un PC dove è installato DeviceCare, che è uno dei nostri software di configurazione gratuito e scaricabile dal nostro sito. Passo attraverso l'RSG45, mi collego al Trustense e scarico il certificato che mi serve. L'unica limitazione di questa modalità è che io non riesco ad andare a richiamare il certificato con data e ora precisa. Riesco solo ad andare a ritroso con il numero del certificato, quindi di default DeviceCare mi mostrerà l'ultimo certificato, dopodiché io devo andare a ritroso, ma senza poter contare su una chiara segnalazione di data e ora dell'avvenuta taratura. Trustense
tramite device care e field care è però possibile, come vi dicevo prima, andare a far partire quella che è la routine ARBIT da remoto e a salvare quindi il report di taratura. La seconda, scusate, appunto, posso andare a salvare il report di ARBIT con questa configurazione. La seconda possibilità è quella dell'utilizzo del web server. Come vi dicevo prima, utilizzando un web server non è necessario andare ad installare alcun software sul mio PC, perché è sufficiente un browser internet, che può essere Google Chrome, Internet o Mozilla, per potermi collegare all'RSG45 tramite il suo indirizzo IP. Come vi dicevo, ogni qualvolta un TrustSense esegue una routine di taratura, questa routine viene salvata all'interno dell'event log dell'RSG45 e quindi semplicemente richiamando ad esempio tutti gli eventi legati ai TrustSense, posso andare a salvare direttamente il certificato in loco o in una cartella di rete. L'ultima possibilità, che appunto è quella che dà il maggior grado di automazione, è quella dell'utilizzo del software Field Data Manager. Il Field Data Manager cosa fa fondamentalmente? Andando ad impostare dei servizi, quelli che vengono chiamati dei servizi automatici, andrà a leggere ad un intervallo prefissato di tempo i dati dell'RSG45. Qualora trovi all'interno di questi dati un certificato di taratura nuovo, lo va automaticamente a scaricare e a salvare all'interno di una cartella predefinita. Questo fa sì che io mi ritrovi automaticamente tutti i report di taratura di tutti i TrustSense collegati al mio RSG45 automaticamente salvati all'interno di una cartella di rete. Tutto questo sistema, quindi RSG45 e Software Field Data Manager, sono già conformi a quello che è il regolamento FDA 21 CFR parte 11 per quanto riguarda il Data Integrity. Ok, questo è quello che è disponibile ad oggi. Qual è, diciamo, il futuro, quello a cui stiamo lavorando, è quello che potete vedere qui, quindi un assetto IIoT. Sempre grazie all'utilizzo quindi del Memograph RSG45 o di altri gateway, sarà in futuro possibile andare a salvare i dati della taratura non più magari in una directory locale o di rete, ma direttamente su un cloud. Un cloud che potrebbe essere un cloud Endless, che è già disponibile, oppure un cloud che mettete a disposizione voi, quindi direttamente i clienti. Il nostro cloud, diciamo sistema di cloud, è già disponibile, il suo nome è Netillion. Potete chiaramente, se cercate all'interno della rete Netillion Endless, potrete attivare anche un account di prova per vedere un po' di cosa si tratta e quali sono le sue potenzialità. TrustSense andrà in futuro a inserirsi all'interno di una applicazione specifica che verrà chiamata Health e che permetterà appunto di monitorare quello che è lo stato di salute degli strumenti grazie a tutte le routine di diagnostica che sono attualmente presenti appunto sulla gamma di strumenti Endless. Questo è cliccando su questo link è possibile accedere alla pagina demo IIoT. È un sensore TrustSense insieme a un RSG45 che è collegato ormai da più di 2 anni in Germania al nostro centro di produzione di Nesselwang, e come potete vedere vengono simulate chiaramente dei cicli
questo fossero dei cicli di sterilizzazione di un impianto e vengono monitorate quelle che sono pratiche e la deviazione dell'appetito al riferimento. Io ho concluso, potete trovare a questi link delle informazioni generiche per quanto riguarda i nostri strumenti, trovate il link alla pagina dei webinar, quindi qualora vogliate riascoltare la registrazione di questo webinar o di altri webinar già fatti dai colleghi, potete trovare le registrazioni oppure potete iscrivervi ai webinar che verranno tenuti nelle prossime settimane. Come vi dicevo, qui trovate nuovamente tutti i miei riferimenti per qualunque approfondimento o domanda dovesse sorgervi nei prossimi giorni. Io chiaramente resto a disposizione qualche minuto, tutto quello che è necessario per rispondere ad eventuali domande. Ok, vedo che è già stata fatta una domanda durante il webinar. Se i certificati sono solo su un punto di taratura? Sì, al momento l'unico di taratura a disposizione per Trussens è 118 gradi. Stiamo lavorando ad una seconda versione che appunto è in fase di test per avere una seconda che è un punto di taratura un pochino più basso. I due punti di taratura saranno però chiaramente scollegati, quindi io potrò avere o il punto di taratura a 118 gradi o il punto di taratura numero 2 che stiamo testando, non potranno chiaramente coesistere. Va bene, visto che al momento non ci sono ulteriori domande, io vi ringrazio nuovamente. Vi invito a visitare la nostra pagina web per vedere quelli che sono appunto i webinar che vengono messi a disposizione da me o dai colleghi sulle altre linee di prodotto. E per qualunque approfondimento o necessità potete contattarmi direttamente. Vi ringrazio e vi auguro una buona giornata.